Sì, sono chiaramente molto felice per questa partita, felice per la prestazione dei ragazzi, una vittoria importante per la classifica chiaramente, ma anche per il prestigio della vittoria stessa, perché comunque battere la Virtus fuori casa per noi rappresenta un grande risultato. Sono contento soprattutto per la prestazione, anche perché arriva dopo una non bellissima gara contro il Brindisi, dove per essere chiari siamo mancati nella prestazione e non il problema non è nel risultato, perché sappiamo esattamente qual è il nostro percorso e sappiamo che ogni domenica nessun risultato è scontato. Quindi ripeto, la gioia oggi è perché dopo 7 giorni ci siamo riscattati in campo facendo meglio le cose su cui avevamo lavorato in settimana e quindi meritando, credo, questa vittoria finale. Dopo 2 vittorie in trasferta su 4, adesso ci sono 2 turni casalinghi, il primo contro Brescia e il secondo contro Treviso. Sì, il calendario adesso ci presenta 2 partite casalinghe, la prossima contro Brescia, un'altra squadra che è strutturata per essere una protagonista del nostro campionato, che milita nelle coppe, così come già ci è successo per questi 5 turni. E quindi conoscevamo le difficoltà del calendario, però dobbiamo continuare a lavorare con la serenità, senza montarci la testa dopo risultati come questi di questa sera, ma nemmeno deprimerci dopo una sconfitta, anche se non bella, come quella di Brindisi.